Ciao a tutti amici, nonostante questa giornata di pioggia, oggi vi vorrei dire delle cose molto importanti. Vediamo un po' di invitare un po' di gente, perché ci tengo a trasmettere un messaggio importante oggi. Dunque, ciao Massimiliano. Allora, vi vorrei intanto raccontare della mia esperienza che ho fatto con l'associazione Lucca Senza Barriere. È stata un'esperienza veramente straordinaria, perché mi ha fatto capire intanto come funzionano altre realtà, che ci sono dei problemi, effettivamente ci sono dei problemi, soprattutto in Italia, soprattutto per quanto riguarda la disabilità. Viaggiare in autonomia il più delle volte non è possibile. Perché? Ma a causa delle barriere architettoniche. Ovviamente si ribatte sempre lì il solito problema, cioè purtroppo è un problema tutto italiano che sarebbe anche ora di risolvere. Allora, a Lucca sono stata benissimo, ho partecipato a questa bellissima manifestazione con l'associazione Lucca Senza Barriere, ma non c'erano soltanto loro, ci sono state delle persone che si sono messe in gioco, tra cui un'ortopedia, ora non mi ricordo il nome, scusate tanto per la poca preparazione, ma sto improvvisando, oltretutto una classe di una scuola. Ed è stata una manifestazione veramente fatta bene. Abbiamo fatto 2,7 km in carrozzina, e quindi anche la mia carrozzina, diciamo, si è data da fare, e per far rendere conto veramente su quali sono le difficoltà di andare in giro sia con una carrozzina a motore, come può essere la mia, ma soprattutto con una carrozzina manuale. Ed è stata organizzata così bene e mi ha colpito così tanto che ho deciso di proporla anche qui ad Arezzo. Ragazzi, è l'ora. Ciao Stefania, ciao Grazia, intanto sono felice di averti conosciuto. Dovete sapere che Grazia è una grande campionessa di hockey in carrozzina, un'altra dimostrazione che la disabilità non può fermare la persona. Anzi, la disabilità deve essere vista, diciamo, nel suo insieme, come un'opportunità per migliorarsi, per mettersi in gioco. Perché chi l'ha detto che le persone che hanno una disabilità devono stare in casa o non possono fare niente? Ragazzi, ma dove fa scritto? Dove sta scritto? Siamo quasi nel 2020, è ora che si apra la mente, è ora che le cose cambino. E iniziamo facendo queste iniziative, facciamone tante, facciamola anche ad Arezzo, non soltanto con la giunta comunale con cui l'abbiamo fatta l'altra volta ed è stata comunque carina, ma è stato secondo me un primo passo per rendersi conto di come cambia la prospettiva da normo dotato, tra parentesi, a persona che ha una diversa condizione. Facciamo qualcosa di più organizzato. Sarebbe bello coinvolgere tutte le associazioni di Arezzo, le ortopedie, le sanitarie e anche le scuole, perché è vero che è importante combattere contro il bullismo, ma il bullismo, se ci pensate bene e ci riflettete un attimo, è anche levare la dignità di una persona che ha delle caratteristiche diverse e non va a piedi come voi, e levargli in un certo senso la libertà di viaggiare in autonomia. È una mancanza di dignità, è una privazione di dignità. Perché io vorrei vedere voi, se voi avete bisogno, che ne so io, avete fame, no? Vi piacerebbe andare a prendere un panino, arrivate lì, avete una fame proprio che non ne potete più, arrivate lì, c'è lo scalino. Ragazzi, questo magari
è una forma non proprio di bullismo, però comunque è una forma di violenza psicologica che ti fa sentire diverso. Ciao Daniela, un saluto all'associazione Amici di Arezzo, e con cui sto collaborando alla grande, con cui sono veramente felice di collaborare. Quindi ragazzi, cioè, iniziamo a creare delle piccole iniziative, però fatte bene, di modo che intanto nessuno possa dire lo fai per popolarità. Cioè, bravo Massimiano, hai ragione, è una forma di violenza passiva, è una forma di violenza psicologica, perché io per esempio quando vado in giro, che non posso entrare quasi da nessuna parte, mi dispiace usare questo termine, magari qualcuno si sentirà colpito, da una parte mi auguro di sì, ma mi sento violentata nel profondo. Perché? Perché è vero che sulla carta c'è una diversa condizione, ma questo non vuol dire, alla fine, ognuno ha delle capacità, tutti abbiamo delle disabilità. Io per esempio mi sento molto più disabile perché non so la matematica, facevo schifo in matematica. Quindi io a questo punto penso che bisogna prendere esempio da chi veramente si dà da fare. Io mi sono resa conto, guardando loro, che fondamentalmente non ho fatto tutto questo granché alla fine. Cioè, alla fine è vero che alcune volte siamo riusciti a far mettere delle pedane, a far capire la cosa, però battiamo il ferro, cerchiamo di lavorare tutti insieme per costruire una società migliore, perché ora che Arezzo, ma non solo Arezzo, se funziona ad Arezzo, se ha funzionato a Lucca funziona anche a Arezzo, se funzionerà a Arezzo funziona anche a Firenze, è ora che tutta Italia diventi accessibile a tutti, perché è giusto che tutti abbiano il diritto di andare dove vogliono, di poter prendere un mezzo di trasporto, un pullman e salirci. Perché? Perché no? Perché no? Ecco, cioè, perché no alla fine? Cosa c'è di così strano? Soltanto perché uno è nato oppure c'è diventato per via di un incidente, tra parentesi, disabile, si deve accontentare. Ma accontentare di che? Allora mi rivolgo anche ai politici. Fate tanta campagna elettorale, parlate sempre della disabilità, ma io qui non mi schiero da nessun partito politico, però fate tanta campagna elettorale, però fondamentalmente, oltre alle chiacchiere, no? Che cosa fate? Io voglio vedere i fatti, voglio vedere i fatti concreti. Ragazzi, sveglia, è ora di svegliarsi. Scendiamo tutti insieme, disabili, non disabili, a manifestare contro queste ingiustizie, sono soprusi. Io penso che se ora vado a fare un paio di domande e dico, secondo voi è giusto che tutti si possa viaggiare in autonomia, entrare dove ci pare e piace? Io penso che tutti sono d'accordo con me. Oltretutto Lucca senza barriere, oltre ad aver fatto questa bellissima iniziativa, e io ringrazio tanto Domenico, che ci dovrebbero essere persone con le palle come lui, ha promosso insieme ad altre realtà un'iniziativa per portare delle pedane accessibili a chiunque, con costi accessibili nei locali. Ma alla fine, ragazzi, si tratta di una spesa di 100-200 euro. Oh, spendiamo tanti soldi in puttanate, scusate se mi scaldo, però a questo punto, tanto se non si usano le parole forti non si va da nessuna parte. Però si pensa a mangiare, si pensa alle sagre, si pensa, per carità, tutto bello, ma pensiamo anche a cambiare questa realtà, perché è l'ora. Cioè, se no che esempio possiamo dare?
Oltre a questo vi vorrei dire un'altra cosa. Allora, intanto grazie a tutti per aver partecipato a questa live un po' focosa, ma comunque nel mio stile. Ciao Anna, grande! Salutami Romeo, per meglio del Colosseo. Oltre a questo stiamo portando avanti con la cooperativa castiglionese un progetto di sensibilizzazione per il bullismo. Perché anche lì, ragazzi, francamente, mi sono stancata di vedere e leggere in un giornale che un ragazzo di 13-15 anni muore perché lo offendono. Ma dove siamo? Ma dove siamo, ragazzi? Oh, svegliatevi! Svegliatevi! Abbiamo fatto tanti progressi nella medicina, in altri campi. Eppure ancora siamo indietro. Eppure ancora siamo a livello del Medioevo. Ora che è stato eletto Salvini, mi chiedo, farà qualcosa per la disabilità? C'è una legge sul bullismo, però si continua a fare il bullismo. Faranno qualcosa? Ma chi lo sa? Io voglio vedere i fatti, ragazzi. Fatemi vedere i fatti. E soprattutto collaboriamo per costruire una società migliore, perché altrimenti siamo sempre lì, cioè, altrimenti non ci progrederemo mai, rimarremo sempre, ora io non dico come le scimmie, cioè, con tutto il rispetto per le scimmie che spesso, anzi, sono più di noi, molti animali. Però ragazzi, cerchiamo di fare qualcosa veramente di concreto. Creiamo una squadra, mettiamoci tutti, che ne so io, a un tavolo di lavoro. Si è parlato del PEBA. Ora io penso che anche lì bisogna fare il punto. Io ringrazio intanto la Lucia Tanti per la sua disponibilità, perché comunque è una persona di apertura mentale notevole, e non solo lei. Però ragazzi, veramente organizziamo qualcosa di bello per far vedere, non per far vedere che Arezzo siamo bravi, per dare intanto un esempio, ecco. Intanto bisogna prendere esempio da chi fa meglio di noi, e io infatti mi sono resa conto che c'è chi ha i cosiddetti oni veramente, e intanto facciamo qualcosa. Pensiamoci, ragazzi, una società solidale, ecco quello che bisogna fare. Io faccio sempre grandi progetti perché sono molto ambiziosa e mi piace pensare che comunque dentro di noi, dentro tutti noi, ci sia questa voglia di aiutare. Fatemelo vedere allora, fatemi vedere che avete voglia di mettervi in gioco. Scendiamo tutti in campo, troviamoci una sera, parliamone, facciamo un'associazione, facciamo qualcosa. Ora, non dico che si fa da un giorno all'altro, chiaramente, però intanto iniziare un mattoncino per volta non sarebbe male, no? Invece di guardare sempre al nostro orticello. Io ragazzi vi saluto perché mi fa male il braccio a tenere il telefono. Vi penso che di essere stata molto esauriente in questo video. Mi auguro che qualcuno raccoglierà il mio appello. Allora vi ripeto, se lo dovesse raccogliere un politico, questo non significa che io divento del partito, no, io diciamo sono per chi fa, a me della destra, della sinistra, del centro, non me ne frega niente, mi dispiace, perché, però io sono per chi fa, per chi mi fa vedere i fatti concreti. Intanto vi ringrazio, mi sono resa conto che ho capelli lunghi da morire, è ora di tagliarli, quindi fare qualcosa di concreto anche per quelli. Vi saluto, vi mando un grande abbraccio e ragazzi, mi raccomando, non vi arrendete mai, perché la vita
è bella, ma può essere ancora più bella se ci diamo da fare per cambiare le cose che non vanno. Ciao, un abbraccio a tutti e alla prossima. Ciao, ciao, vi voglio bene. Ciao.